Le interviste della serie Il lato A e Il lato B si arricchiscono ulteriormente grazie alla presenza del vice sindaco, nonché assessore ai servizi alla persona, alla famiglia e alla solidarietà sociale, la dottoressa Valeria Valioni, che è in nostra compagnia per dare ulteriore impulso a questa serie di chiacchierate che facciamo con gli esponenti della politica locale. E come sempre iniziamo dalla sua vita personale, le facciamo raccontare un po' quella che è la sua storia per permettere a chi ci segue di conoscerla meglio. Va bene, allora, ho 61 anni, sono sposata da 36, ho due figlie, una di 32 che mi sta facendo diventare nonna, avrò questa bellissima novità nel prossimo mese di agosto, si è sposata da un anno e mezzo e invece la più piccola è andata a abitare quest'anno a Milano perché lavora a Milano, per cui il nido si è svuotato. Mio marito lavora ancora, fortunatamente sta bene, quindi abbiamo tempo libero e ho potuto anche imbarcarmi per questo in questa avventura amministrativa, nonostante avessi sperato che con la pensione di potermi prendere un po' di tempo, ma invece è stato tutto un proseguire dalla pensione all'impegno politico. Tuttora non mi sono ancora fermata. Devo dire che sono però una persona molto attiva, energica, mi sarei veramente un po' stufata, ecco, rimanendo a casa, anche se avevo tanti programmi di andare a Milano, vedere le mostre, fare qualche giretto, leggere tanti libri che non riuscivo a leggere durante la vita professionale. Ho rinviato tutto, fra 3 anni, farò tutto fra 3 anni. Io sono laureata in medicina e con la specializzazione in medicina del lavoro. Ho iniziato a lavorare nel 77, subito dopo la laurea, e ho lavorato in servizi territoriali pubblici di medicina del lavoro. Mi sono da sempre appassionata sul tema della prevenzione, in particolare della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro. E ho lavorato in questo settore per 20 anni circa, fino al 95-96. Dopo lì c'è stata una svolta professionale e ho iniziato a occuparmi di medicina territoriale. Sono passata alla direzione di distretto nell'ASL di Como e poi ho lavorato anche ancora sul servizio territoriale nell'ASL di Monza. Diciamo, la più parte della mia vita professionale si è sviluppata tra Legnanese i primi 10 anni, poi nell'ASL di Como e gli ultimi 6 anni nell'ASL di Monza. Quindi ho conosciuta molta parte della Lombardia dal punto di vista del servizio territoriale di sanità pubblica. Mi sono occupata di sanità pubblica, anche di epidemiologia, ho insegnato in diverse scuole infermieri, anche ho fatto molta formazione a lavoratori, datori di lavoro sui rischi da lavoro. È tutto un settore, quello della formazione, della prevenzione e della sanità pubblica, che mi ha fortemente impegnato e appassionato. Ho anche collaborato alla redazione di alcuni libri, di molti articoli, eccetera. Sono andata in pensione però abbastanza contenta ad andarci, per due motivi. Primo, perché gli ultimi anni li ho fatti a Monza e devo dire che la saronno Monza. Monza saronno 2 volte al giorno in macchina. Potrebbe condurre chiunque allo sfinimento, ecco. Da un lato, e dall'altra, nonostante fosse bello, cioè ben organizzata, la di Monza, cioè ci ho lavorato volentieri. Dall'altra parte però, diciamo, la mia divaricazione intellettuale con la svolta, l'impronta che ha la sanità da Regione Lombardia aumentava di giorno in giorno, cioè ero sempre meno d'accordo con le cose che mi toccava fare. E a un certo punto questa cosa mi ha portato un po' alla sofferenza, unitamente alla Saronno Monza e laddove c'è stata una finestra dove potersi infilare, ma d'altra parte avevo lavorato 39 rotti anni, cioè avevo 39 rotti. Però sono stata fortunata perché appena in tempo, perché poi mi avrebbero incastrato per altri 4-5 anni al lavoro. Questa è l'ultima parte. Ho anche un'altra grande fortuna che ho due genitori anziani ma ancora relativamente sani in gamba. Mio papà fa 89 anni a ottobre e mia mamma ne ha 83.
sono vispi come grilli, mio papà gioca a bridge, legge il giornale tutti i santi giorni, litiga con i politici alla televisione e mia mamma va all'Unitre, guida, eccetera. Per cui questa è un'altra grande, grande fortuna che mi consente di fare le cose che faccio e la fortuna anche di avere ho avuto questi genitori sempre molto attivi, brillanti, intelligenti. Sono arrivata a Saronno nel 62, quando avevo 11 anni. Di origine non sono saronnese, i miei genitori sono cresciuti a Bolzano. Anche mia mamma è nata a Bolzano, perché al tempo del fascismo Mussolini dava grandi facilitazioni ai contadini che si trasferissero a Bolzano per italianizzare, diciamo, l'Alto Adige. I miei nonni facevano gli agricoltori, il nonno materno nel veronese, il nonno paterno nel bellunese, quindi erano veneti, ed entrambi sono andati a Bolzano a fare i ferrovieri. E quindi i miei genitori si sono cresciuti insieme nelle case dei ferrovieri. Mia mamma ha fatto tempo a nascere a Bolzano, mio papà era nato a Belluno e sono venuti grandi, la stessa compagnia, eccetera. Poi si sono sposati, mia mamma era molto giovane, aveva 20 anni. Io sono nata a Bolzano, ma ci sono vissuta 40 giorni e basta, perché poi mio padre è geometra e è andato a lavorare per un'impresa edile che l'ha fatto spostare. Per cui fino a 11 anni ho vissuto in diverse case a Milano, perché poi c'era un po' di spostamenti, e 2 anni a Roma. Ho fatto la prima e la seconda elementare, le ho fatte a Roma. Sono arrivata qui all'inizio della prima media, insomma, di fatto mi sento saronnese, anche se tutti i miei parenti sono o in Veneto o a Bolzano. Qualcosa si sente ancora dall'accento, ogni tanto qualcuno mi chiede da dove vengo, mi dicono sempre che sembro emiliana, ma in realtà è l'origine veneta dei miei parenti. Invece mio marito è saronnesissimo da generazioni, per cui a maggior ragione sono saronnese. Ecco. Questa è un po' la storia della mia vita, ho un sacco di amici, ho fatto politica sempre praticamente, dal mitico 1969, in cui abbiamo fatto le prime lotte al liceo scientifico Gibi Grassi per ottenere che le ragazze potessero portare i pantaloni, e abbiamo fatto delle lotte durissime contro il preside che non ce lo voleva consentire, e da lì in poi questa storia di, insomma, prender posizione, partecipare, essere attivi, questa vena non mi ha mai abbandonato. In realtà poi per molti anni non ho fatto politica attiva quando avevo le bambine piccole, perché già conciliare una vita professionale a tempo pieno con la famiglia già c'era da sudarsi sette camicie. Però diciamo che un lavoro socialmente impegnato l'ho sempre avuto, perché ho sempre tutti gli anni 70 c'erano i consigli di fabbrica, si lavorava anche con i lavoratori su questo tema, che la salute non si vende, la nocività si elimina, no? Qui c'era anche tutto questo tema anche legato un po' alla difesa della salute, alla difesa dell'ambiente, alla prevenzione delle malattie tumorali legate per esempio agli inquinanti ambientali, eccetera. Questo in buona sintesi. Io mi ritengo una persona molto molto fortunata, perché ho avuto una vita felice, appagante professionalmente, 2 figlie stupende, 2 genitori che, come ho detto, mi regalano ancora una bella vecchiaia. E quindi devo dire che questa cosa mi dà molta serenità da un lato, e mi fa sentire ancor più in dovere di dare qualcosa indietro, insomma, perché tutta questa fortuna che ho avuto in qualche modo mi fa sentire in debito nei confronti del mondo, e cerco di fare quello che posso per restituire. Poi torneremo su alcune delle cose che iniziava già ad accennare anche per le questioni politiche. Io intanto non so se ho fatto delle buone ricerche, però so che ha delle passioni particolari, che sono per esempio il cinema, la letteratura, e poi ce n'è un'altra molto, molto bella, perché è partecipata anche con altre persone, che sono le camminate con gli amici in mezzo alla natura. Ecco, mi vuol parlare un po' di queste tre
Diciamo che la terza poveretta è un po' in sofferenza perché alla fine il sabato e la domenica si è sempre travolti dalle cose che sono rimaste indietro. Ogni tanto, per esempio domenica siamo andati senza amici, ma sono andato con mio marito, siamo andati a Bellagio a farci i giardini di Villa Melzi, che sono una meraviglia. Ecco, per quello ogni tanto si cerca di recuperare questa passione che abbiamo. La lettura cerco di stargli un pochino dietro. Adesso aspetto con ansia, sto per partire per le vacanze, andiamo via 15 giorni adesso, però appunto perché poi agosto devo stare qui a far la nonna, e allora parto con una bella scorta di libri. Ecco, la mia vacanza è splafonarmi su una spiaggia con un libro in mano e ogni tanto tuffarmi nell'acqua e fare un bagno. Ecco, questa è la mia vacanza preferita, andando sempre in posti diversi. Noi andiamo sempre in posti diversi. Quest'anno vado nell'isola di Karpathos, che è un'isola greca che sta tra Creta e Rodi. Ho molta simpatia per la Grecia. I greci sono molto simpatici, molto cordiali, hanno un mare stupendo, costa poco. E quest'anno ho pensato che dovevo andare a dare il mio tributo di solidarietà a questo popolo martoriato dalle vicende economiche che sappiamo. Per cui niente, mi piace leggere. Devo dire che spesso sono stanca adesso, ecco, l'invecchiare, gli anni che passano, alla sera la testa va giù sul libro. Invece sul cinema cerco di stare un po' al passo, insomma, almeno una volta alla settimana, uno spazio, se non riesco ad andare magari al Cineforum, a cui peraltro continuo a iscrivermi, ma delle volte mi iscrivo ma non riesco ad andare, però allora si recupera il sabato, la domenica, vado spesso all'Anteo, a Milano, all'Apollo, cioè andiamo a cercare di andare a vedere film di qualità. Sì, queste sono proprio le cose che mi piace fare. Non ho invece una gran passione per le cose manuali, sono un po', come dire, una scartina da questo punto di vista. Cioè, avevo un po' di giardino qui intorno, ma è tutto lasciato alle cure di mio marito, che tenta inutilmente di coinvolgermi in una passione per il verde che non mi ha mai molto appartenuto. Insomma, non sono molto brava a fare le cose con le mani. Anche magari ogni tanto provo a fare le cose con i ferri, mi cadono i punti, mi viene nervoso perché non mi viene mai il risultato che vorrei. Anche questo faceva parte dell'elenco delle cose. Quando sarò in pensione imparerò a lavorare bene i ferri, andrò a scuola di maglia. È Per tutto adesso, rinviato, sì, è invece. tutto rinviato fra 3 anni. Per cui devo dire che di tempo libero ne ho poco. Quel poco faccio un po' di ginnastica, cerco di fare qualche passeggiata, cioè di muovermi in salone a piedi, anche per tenermi un attimino in movimento. Ecco, queste sono un po' le cose, qualche amica, qualche chiacchierata, quello che si riesce a fare. Sto cercando di non chiedermi troppo, io sono molto esigente con me stessa, per cui dico, ogni tanto mi lascio rallentare. Vabbè, oggi pomeriggio non so, non faccio niente, proprio niente. Sto qui tranquilla, guardo il gatto, magari guardo un po' la posta arrivata per email. Ecco, ogni tanto mi prendo uno spazio perché sento un po' la pressione, sento un po' la pressione che delle volte è un po' esagerata. Ma Che sulla manualità, visto che abbiamo parlato pochi giorni fa con l'assessore Cavaterra, lei mi invece diceva è una che è splendida bravissima ad esempio cuoca, in cucina, è una infatti. splendida Lei come se cuoca. la cava? Normale. Normale, ecco, spesso guardo magari, se mi capita, le ricette, la Benedetta Parodi, queste. Dopodiché non riesco mai a metterle in pratica, o mi mancano gli ingredienti, o non ho tempo, o me la sono dimenticata per metà. Faccio un po' le cose che ho imparato da mia mamma, che è una brava cuoca, abbastanza, faccio da mangiare in modo abbastanza semplice, però non, no. Stiamo facendo dire a lui, non trasandato, dai, cerco di fare, spesso mi aiuta anche mio marito, quelle rare volte che arriva prima di me, magari mi dà una mano anche lui. No, però non ho una passione sfegatata, ecco, mi piace mangiare bene, ecco, se vado al ristorante, sì, mi piace andare a mangiare qualcosa di buono. Però
Però la Cavaterra ogni tanto fa questi racconti strabilianti di piatti che non mi ci metto neanche a competere, ecco. Quindi, come diceva, insomma, il suo è più una propensione per il lavoro concettuale, per far lavorare bene Mi sa i di sì, mi cervelli, quindi sa è. di sì che propendo un po' per quello. D'altra parte che mio papà è uguale, preciso identico, devo aver preso proprio da lui, perché anche lui è ancora capace di far girare la testa a 90 anni, ma non ha mai saputo dove era la porta della sua cantina, ecco. Io non arrivo proprio a quei livelli, ma però qualcosa ho preso da lui. E proprio su questo aspetto, quando mi diceva che la passione per la politica è nata già ai tempi della scuola, c'è stato qualche episodio particolare o magari era proprio il periodo che ha influenzato Eh la beh, era scelta? l'aria che si respirava nel 68, 69, insomma, tutto il maggio francese, poi sono andata nel 69, sono andata all'università 69-70 e lì c'era Capanna, c'era tutto il movimento studentesco e era proprio un'aria, cioè si sembrava di dover cambiare il mondo, si girava pagina, si costruiva il nostro futuro. Ecco, un po' quello che forse adesso i giovani sentono di non poter fare, la costruzione del loro futuro, no? Gliel'abbiamo un po' destrutturata questa possibilità. Invece c'era questo entusiasmo al cambiamento. Poi si capiva che in realtà le cose non erano proprio così facili, no? Che c'erano tanti ostacoli. Purtroppo poi negli anni 70 è iniziata questa deriva della lotta armata ed è stato lì che mi sono allontanata, anche in coincidenza del fatto che ho iniziato a lavorare nel 77, nell'80 è nata la mia prima figlia, per cui ho preso molto le distanze quando è iniziato, perché mi sono sentita tradita, insomma, dal fatto che a partire da dei movimenti pacifici di innovazione, poi potessimo in qualche modo avere una qualche responsabilità nelle cose che stavano succedendo. Almeno per un decennio non ho più fatto politica. Poi c'è stato il periodo del femminismo in cui sono stata partecipe, mi ci sono molto riconosciuta, a partire appunto dal fatto che raccontavo che nel 69 le prime lotte sono state per il diritto delle ragazze di non mettere il grembiule nero e di portare i pantaloni, perché così eravamo obbligate ad essere classi femminili rigorosamente separate. E a partire da lì poi questi ragionamenti sulla parità di genere, su uguali diritti, uguali doveri, ma anche uguali diritti, è stato un periodo anche quello molto coinvolgente. Una politica un po' particolare, ma è sempre stato un pezzo della mia vita in cui mi sono molto riconosciuta e che ancora adesso mi appartiene, perché in fondo questo lavoro che stiamo facendo su Rete Rosa contro la violenza sulle donne è un po' figlio da ancora di questo passato e di questa voglia di mantenere attivo, diciamo, l'attenzione sul fatto che non si può tornare indietro, insomma, le donne devono continuare a fare passi avanti nella difesa della loro dignità e della parità. C'è ancora parecchio da fare. Il fatto che, per esempio, siano poche ancora le donne che si impegnano attivamente in politica, che spendono il loro tempo. Nelle associazioni no, nelle associazioni c'è una marea di donne. Ne vedo tante, le vedo belle grintose. Ma la politica le tiene lontane, ma le posso capire, perché è difficile far politica in generale, per una donna ancora di più, perché tante volte non capiamo le dietrologie, diciamo, i personalismi, la volontà di affermazione del singolo. Le donne sono più portate a guardare verso l'obiettivo, no? A dire voglio arrivare lì e quindi bisogna camminare assieme. E gli uomini si lasciano spesso portare anche come dire, da bisogno di affermazione individuale.
E quindi parliamo un po' due linguaggi diversi in politica. Spesso qualche donna arriva e poi si allontana perché non si riconosce in quel linguaggio. E quindi c'è ancora della strada da fare. Sto parlando con le amiche del PD. Stavamo pensando, ve lo dico in anteprima, a novembre ci piacerebbe fare degli incontri dal tema "La politica fa bene alle donne, le donne fanno bene alla politica", e provare a fare un percorso di ragionamento con donne che hanno fatto esperienza politica di tipo diverso, amministrativo, nei partiti, eccetera, e provare a ragionare con loro di dove sta questa difficoltà della politica ad accettare le donne e viceversa, e cosa possiamo fare per cambiare. Non c'è magari, sempre restando su questi temi, una difficoltà a trasmettere anche quella che è la memoria, anche se sono passati pochi decenni fondamentalmente, però magari si fa fatica forse a trasmettere questo, far capire alle nuove generazioni cosa sono state quelle battaglie e cosa sono stati i risultati raggiunti. Sì, io penso fra l'altro, per esempio, alle mie figlie, non so che cosa sono riuscita a passare, forse un po' di più alla mia seconda figlia che è laureata in scienze politiche, per cui aveva già una sua passione personale per questi temi, ma la maggiore che è laureata in ingegneria, che è sempre stata piuttosto razionale e quadrata, non si è mai fatta prendere più del tanto da questa mia storia. Nostra storia, perché abbiamo condiviso io e mio marito tanta strada assieme. Lei vive nel suo tempo, è orientata nel suo presente e nel suo futuro, non è particolarmente, come dire, interessata a questo passato relativamente recente. E come lei, appunto, io prendo lei come esempio, come lei tanti giovani, no? Vedo che delle volte proprio manca il terreno di confronto. Ma d'altra parte è anche difficile da comunicare, ecco. Mentre magari il racconto del "c'era la guerra" dei nostri genitori, cosa succedeva, i bombardamenti, poi vediamo i documentari, eccetera, è più, forse più intuibile, no? Cosa poteva essere il periodo di guerra. Raccontare, andavamo sempre in manifestazione perché volevamo cambiare il mondo, ti sembra di raccontare. Ti guardano un po' con commiserazione, no? Come dire. In realtà allora era un bel clima, era proprio un bel clima. L'ho rivisto un po', per esempio, in questa primavera araba, in tutti questi giovani nelle piazze, nel Nord Africa. Ecco, un po' rivisto quello spirito, quel clima, e mi ci sono un po' ritrovata. Poi chissà dove poi il mondo va, insomma, bisogna anche lasciar fare poi la storia e il suo percorso. Sono anche un po' fatalismo. Si fa quel che si può per cambiare il corso della storia, ma poi la storia ha la sua strada e i suoi tempi per camminare con la sua strada, insomma. Parlando proprio di storia e della strada che prende la storia, la sua personale a un certo punto ha preso la strada dell'amministrazione comunale e le volevo chiedere intanto come è nata l'idea appunto di impegnarsi direttamente e poi magari parliamo anche di quelle che sono le sue sensazioni dopo già alcuni anni di amministrazione. Ma forse la prima strada che ha preso è quella del Partito Democratico, di cui sono stata fin dall'inizio entusiasta, sono stata tra i soci fondatori del partito qui a Saronno, sono stata nell'Assemblea Costituente, la prima Assemblea Costituente a Milano, come delegata. Da sempre mi sono messa in questo tipo di storia. E lì ho ritrovato gli amici che avevo un po' tangenzialmente frequentato nel CIS, nella lista civica, di cui non ero mai stata organica. Per tutta una serie di anni io un po' bazzicavo un po' i DS, un po' al CIS, un po' in momenti cittadini, anche qualcosa di terzo settore, ma non,
non ero mai molto organica, niente. E lì invece nel PD ho ritrovato Porro, Gilardoni, La Stamerra, tanti, tanti amici. E abbiamo deciso di giocarci un po' in questa avventura del Partito Democratico, un partito nuovo che si affacciava sulla scena politica e sembrava poter raccogliere tutta l'eredità che man mano si era venuta creando da Margherita, IDS, la Lista Civica, Movimenti, Verdi, così. Ed è stato un po' lì l'inizio dell'avventura. Poi la parte amministrativa è nata perché io sono andata in pensione a fine dicembre 2009, 2009, sì, e Porro si ricandidava per il secondo anno nel 2010 dopo aver vinto nell'anno precedente, e in cui io avevo fatto sì un po' un contributo per la campagna del 2009, ma in realtà siccome lavoravo a tempo pieno era... Avevo dato un contributo modesto e lì gli ho detto: senti, adesso ho tempo, sono in pensione, per questi 2 o 3 mesi della campagna elettorale ti do una mano, così, e dopo mi rilasserò. Ecco. Devo dire che non pensavamo proprio seriamente di vincere, ci abbiamo provato ma non eravamo tanto convinti, per cui non avevo fatto un programma lì, un progetto a lungo termine, ho detto ti do una mano e mi sono spesa per questa battaglia in quei 3 mesi, insomma. Abbiamo un bel gruppetto di persone che avevano un po' più di tempo, abbiamo un po' coordinato la campagna elettorale. Ed è stato così che quando abbiamo vinto Luciano mi ha detto: tu sei nella mia squadra, ecco. E ho detto di sì, tutto lì. Avevo dalla mia il fatto che, avendo lavorato tanti anni nella sanità territoriale, nei servizi territoriali, diciamo, avevo guardato il sociale da un altro balcone, però di rimpetto. Eravamo stati di rimpettai perché quando ho fatto il direttore del distretto di Lomazzo, ho fortemente collaborato con l'amministrazione comunale di Lomazzo, con di Bregnano, eccetera, anche nel legare i servizi sanitari che dirigevo ai servizi sociali comunali per trovare delle sinergie e degli accordi. Per cui, diciamo, partivo un po' avvantaggiata e mi è sembrato anche giusto che se avevo tempo e se il sindaco mi dava la sua fiducia e avevo anche un po' di competenza, non mi è sembrato giusto tirarmi indietro. È nato di lì. E poi io sono una che quando si butta fa fatica come dire, a stare indietro, a tirare il freno a mano. Sono un po' troppo nel bene e nel male, cioè è una mia virtù, ma anche un mio Cerca di difetto. dare il 100%. E per cui mi sono fatta molto coinvolgere. Adesso vedo, speriamo nei prossimi 3 anni di riuscire a un po' a raccogliere. Questi 2 anni abbiamo seminato molto, ecco, perché abbiamo cercato di capire, stiamo cercando di lavorare bene con il personale, si sta cercando di mettere in piedi diversi progetti, nonostante che i soldi manchino, come sapete. Però io conto che nei prossimi anni si possa raccogliere soprattutto nel mio settore, in cui tutto sommato i soldi fanno, per i cittadini, per quelli che ne hanno bisogno. Però conta anche molto la rete, le relazioni, il tessuto sociale, la possibilità di stare dentro nelle relazioni con la città per poter cambiare un po' il clima e la coesione. Insomma, io credo molto nella necessità di fare coesione sociale. Cercare anche di coinvolgere la cittadinanza stessa con La il cittadinanza, le volontariato, magari con associazioni, altre. sì, i servizi anche che esistono nel Sì. territorio. Io sono una che tesse molto, ecco, mi piace legare le cose insieme, per cui questo è il lavoro che sto cercando di fare. E per questo più che i soldi serve tanto tempo e tanta energia. L'intreccio sta venendo bene. Ma Cos'è? alcune cose funzionano bene, sì, altre meno. C'è sempre, come dire, il vantaggio e lo svantaggio per l'associazione. Quando l'associazione si mette in gioco con delle altre, deve sempre un po' rinunciare a qualcosina della propria identità. E
non sempre tutti sono disponibili a farlo. Però poi se si vede che insieme si fa sinergia, ci si potenzia a vicenda, c'è anche un ritorno da questo sacrificio. Per esempio questo progetto che abbiamo chiamato Anziani meno soli più sani, che è stato un progetto un po' inventato con una serie di associazioni in cui loro hanno messo ciascuno una cosa in un progetto comune. E questa è stata una bella esperienza, perché anche associazioni molto diverse tra loro, che nemmeno si conoscevano, so, la Proloco con l'Università della Terza Età, con l'Auser, con l'Istituto Padre Monti, cioè non avevano mai lavorato assieme, però hanno trovato delle sintonie, degli accordi, hanno costruito come quando si costruisce il cartellone di un teatro, insomma, hanno costruito un programma in cui ciascuno faceva un po' una cosa, e devo dire che è stata una bella esperienza questa. Spero che stiamo tirando un po' le fila del primo anno, ma speriamo di poter riprendere a settembre con rinnovata energia. Altre cose si stanno facendo, per esempio col Villaggio SOS, con la Casa di Pronta Accoglienza, si sta facendo un ragionamento sugli affidi, sul rilanciare un po' la politica il tema dell'affido, e stanno lavorando insieme all'amministrazione comunale. Ci sono isole tematiche, e su queste isole tematiche si cercano le sinergie, e penso che sia la cosa importante, ecco, questa da fare, perché nella città ci sono tante energie disponibili, tante persone che si spendono, questo bisogna assolutamente dirlo, è proprio una ricchezza di Saronno. È una cosa molto importante anche perché io ricordo alcuni consigli comunali nei quali lei aveva fatto degli interventi anche molto accurati proprio perché c'era la mancanza dei soldi che servono purtroppo per portare avanti determinati progetti. E ricordo appunto che lei era molto dispiaciuta che si dovessero comunque poi in un modo o nell'altro effettuare anche dei tagli Sì. importanti in settori come quelli che segue lei. E qui diventa Sì, questa determinante, è l'altra quindi faccia della medaglia, cioè sì, mentre da un lato, voglio dire, per infatti. esempio, se ragioniamo di affido sugli anziani, per esempio il discorso tutor sociale, accoppiare una persona a un anziano, in modo che anche questo abbiamo 4-5 tutor che seguono altrettanti anziani, 7-8 anziani, cioè questi sono progettini che qui e là nascono e si sviluppano. Il trasporto domenicale per gli anziani è assicurato dall'Auser, così. Dall'altra parte però cresce il bisogno legato alla crisi, e lo vediamo. Oltre a quella quota di famiglie da sempre un po' storiche, da sempre in difficoltà, che hanno questa tendenza poi a riprodursi, per cui i loro figli sono in carico al servizio sociale, poi si sposeranno e saranno famiglie che faranno fatica a camminare nella società. Oltre a questa quota qui, man mano arrivano sempre nuovi utenti, le famiglie di chi perde il posto di lavoro, le famiglie immigrate il cui progetto migratorio non riesce a decollare perché magari hanno troppi figli, troppo affitto e con un reddito solo non ce la fanno. Arrivano gli sfrattati, quelli che non riescono più a sostenere il peso dell'affitto oppure devono mettere in vendita la casa perché non riescono più a pagare il mutuo. E questo aumento della richiesta di sostegno economico è un po' il segno nuovo di questi ultimi 2 o 3 anni, almeno me lo dicono le assistenti sociali che sono lì da più tempo, e che costringe un po' anche a ripensare il ruolo stesso del servizio sociale, che prima aveva storicamente alcune linee di lavoro, quella del sostegno economico era una, ma poi c'era l'asilo nido, c'era la prevenzione del disagio adolescenziale, per esempio il progetto Radici, gli anziani, i disabili, i trasporti delle persone disabili, cioè c'erano tante linee di lavoro con tante necessità. Devo dire che siamo abbastanza pressati ultimamente da questo che sta, questo problema delle persone che perdono tutto il giro attorno al lavoro, no? Cioè venendo meno il reddito o riducendosi il reddito,
crolla la famiglia perché cominciano a avere problemi con la casa, bisogno di sostenere i bambini, spesso poi anche la coppia poi si incrina e questo è un po' il problema. E a fronte di questo le risorse invece diminuiscono, almeno le risorse che arrivano dalla regione e dallo Stato. Per quest'anno, a fronte di 360.000 euro in meno, il comune ne ha tirati fuori 250.000, cioè ha ripianato, ha impedito che fossimo a meno 360, siamo a meno 100 e quel meno 100 l'abbiamo coperto con razionalizzazioni, tutti i tagli che si potevano fare delle piccole cose. Però l'anno prossimo si annuncia peggiore, perché ancora più radicali saranno i tagli e ancora maggiori saranno i bisogni. E quindi dedicheremo tutta questa seconda parte dell'anno un po' a ripensare l'ordine di priorità, cioè che cosa dobbiamo a tutti i costi salvare e che cosa, come quando uno è sulla barca, deve decidere cosa butta giù per non annegare. Temo che dovremo arrivare l'anno prossimo a fare delle scelte. Quest'anno siamo riusciti a non tagliare nessun servizio, abbiamo tagliato qualche costo qua e là. Rinunciando a qualche cosa, chiedendo un po' di più, per esempio le rette dell'asilo nido, un po' di più agli utilizzatori dei servizi. Se non riparte l'economia, se non ripartono i finanziamenti per il sociale, se non si riduce la pressione per il rispetto del patto di stabilità, cioè se tutto questo scenario non soltanto si resta quello che è, ma si aggravia, saremo costretti a dire tanti no e i cittadini fanno fatica a capire, fanno fatica a capire che abbiamo la necessità di dire dei no. Comunque già quest'anno c'è lo sforzo di individuare criteri, di individuare anche dei criteri di equità, cioè di contenere un po' la discrezionalità, no? Cioè prima vengono le famiglie con minori, poi vengono i non autosufficienti, disabili, anziani. C'è una platea abbastanza importante di persone, diciamo con una storia di marginalità, per lo più single, che non hanno altra strada che non la strada del comune, per cui la casa, le bollette, il sostegno economico, come faccio a fare la spesa, e siamo il loro bancomat. Ecco, io penso che questa situazione qua dovrà finire per molte di queste persone. È pur vero che non c'è altro per loro, perché se non si colloca al lavoro la persona normale, una persona che ha una storia magari di carcere piuttosto che di tossicodipendenza, di etilismo, di marginalità, non si ricolloca più in questo momento. E se non si ricolloca non ha reddito, se non ha reddito non ha casa e tutto va di conseguenza. Queste situazioni sono particolarmente numerose a Saronno, le stiamo esaminando, ma sono particolarmente numerose e assorbono molta risorsa. Stiamo ragionando proprio anche con la dirigente, con gli operatori a 360 gradi per prepararci, stiamo preparando tanti ragionamenti per prepararci i tempi peggiori. Speriamo di non doverli avere, ma i tempi peggiori stiamo cominciando già a macinarceli nella testa. Cosa potremo fare l'anno prossimo? Infatti forse la cosa migliore in questo periodo è proprio prepararsi al peggio e poi sperare che invece Infatti, qualcosina di buono venga infatti. fuori dagli alti palazzi. E io volevo chiedere, in queste tematiche, il problema della casa sta diventando sempre più pressante Sì. e vado a bomba anche sull'estrema attualità perché vedo che c'è qualche problemino con l'ALER per... Sì. Se non erro sono 66 appartamenti, vorrei ricordar male. 66 sono quelli che ci devono, Sì. che devono rientrare nella disponibilità del comune, perché è scaduta la convenzione. C'era una convenzione che non so quanto durava, adesso 20 anni forse, che è scaduta.
e di questi 200 quasi alloggi che erano di proprietà comunale, che erano state date in gestione ad ALER, questi 66 sono una prima tranche che dovrebbero rientrare proprio a tutti gli effetti, con oneri ed onori, nelle disponibilità del comune, che vuol dire che ci dovremo occupare noi della manutenzione ordinaria, ma che avremo anche la riscossione degli affitti. E questa è una storia infinita, perché da mesi questo rientro dei 66 alloggi con sottoscrizione dell'atto notarile, per motivi vari, non si riesce a fare. Questo è uno. E poi c'è una certa lentezza, diciamo, da parte di ALER a dare luogo alle azioni di conclusione delle opere al Matteotti e di occupazione degli alloggi del seminario. Io sono già contenta del fatto che averli un po' punzecchiati ha portato a un articolo in cui si prendono degli impegni. Sì, infatti. Meglio questa polemica che il silenzio assordante di ALER degli ultimi mesi, per cui non voglio assolutamente rinfocolare la polemica. Mi va bene così che abbiano detto: ma noi in realtà ci stiamo prendendo questi impegni, adesso ci siamo tutti stampati questo articolo di giornale, ce lo siamo messi sulla scrivania e ho detto: ok, finalmente, no, carta canta, dicono che faranno queste cose. Non è, io mi rendo conto che ALER ha molti comuni con cui parlare e molti impegni da onorare. Noi abbiamo particolare ansia perché gli sfratti arrivano. Ce ne sono annunciati tre, da qui ai primi di luglio. Ne abbiamo appena gestito uno con molta fatica perché c'erano di mezzo tre minori e ne arrivano altri con dei minori in corso. E se si muovessero un po', si muovessero un po' le cose nel campo dell'ERP, del contratto di quartiere Matteotti, qualche disponibilità in più ci sarebbe. Il mercato è saturo dell'edilizia popolare, perché più o meno siamo intorno ai 20-25 alloggi che riusciamo ad assegnare ogni anno, a fronte di più di 300 domande, che sono sempre lì e a cui se ne aggiungono sempre di nuove. Per cui è neanche il 10%, insomma, del bisogno si soddisfa annualmente. E non è che uno dice in 10 anni soddisfi il 100%, perché fra 10 anni saranno ancora 300, no? Sembra la palla di Sisifo, no? Che quando arrivi in cima poi torna ancora indietro. Io ritengo che il mercato dell'affitto nel libero mercato abbia raggiunto costi assurdi, se parametrati allo stipendio medio, cioè mediamente un operaio, un lavoratore dipendente normale, insomma anche un impiegato, è sui 1000, dai 1000 ai 1200 euro, gli affitti a Saronno possono andare anche tranquillamente a 650-700 euro. Per un trilocale, che vuol dire una famiglia che ha dei figli, cioè una sala, due camere da letto, può arrivare anche a cioè che vuol dire che per tutto il resto, se un monoreddito, gli avanzano 500 euro, le bollette, la benzina, mandare i figli a scuola, comprare da mangiare, ma è assurdo questa disparità. O stipendi più alti o più bassi, perché questo ormai siamo arrivati a un punto che chi non è in ERP ed è monoreddito è un povero, anche se ha un lavoro a tempo indeterminato, è comunque un povero. E questa è proprio una. Ma non è un problema in Saronno, è un problema. Saronno è più cara, perché se uno va a Mozzate, per dire, è qualcosa meno l'affitto, però è veramente assurda questa discrepanza, no? Tra l'affitto e il reddito. Al punto che se non ci sono due redditi in una famiglia, le famiglie sono tutte povere. E rispetto a questo il comune è impotente, perché più che far girare al massimo l'edilizia popolare che c'è, possiamo fare ben poco. Tra l'altro quest'anno sì, il fondo sostegno affitto è meno di un terzo dell'anno scorso. Il fondo sostegno affitto è un finanziamento che mette la regione,
per chi ha l'affitto oneroso e ha un reddito basso. L'anno scorso abbiamo distribuito, adesso non vorrei sbagliarmi, come diciamo in regione ci sono stati 400 milioni di euro, quest'anno ce ne sarà, no, 40 milioni di euro, esagerato, quest'anno ce ne saranno 12. 12 milioni di euro, quindi meno di un terzo. E mentre l'anno scorso il tetto di reddito ISEE, a cui massimo consentito per poter aspirare ad avere questo sostegno dell'affitto, era 13.000 euro, quest'anno sarà 4.000. Cioè vuol dire che chi ha un ISEE superiore a 4.000 non può entrare lì. Quindi anche questo piccolo aiuto che ha consentito l'anno scorso di sanare qualche morosità, insomma 2.000-2.500 euro arrivavano, magari due o tre rate d'affitto riuscivano a pagarsene, quest'anno non c'è neanche quello. Man mano vengono meno anche gli strumenti di sostegno. Una suggestione che le volevo lanciare, ma poi faccio anche un nome che per molti cittadini rappresenta quasi l'antagonismo qui a Saronno. Ci sono i ragazzi del Telos che portano avanti un'iniziativa, ovviamente poi i numeri vanno presi con beneficio di inventario, però parlano addirittura di più di 1.000 alloggi sfitti in Saronno e loro proporrebbero appunto di trovare il modo per assegnare anche questi alloggi, che ovviamente sono in mano a privati, quindi i problemi sono tanti. Ecco, dal suo punto di vista si potrebbe fare qualcosa o è una strada che non è percorribile? Ma che più o meno siano 1.000 gli alloggi sfitti è vero, ma più che sfitti sono invenduti. Sono alloggi che sono stati costruiti per essere venduti e una buona parte di essi non sono venduti. Non vedo grandi strumenti rispetto all'amministrazione pubblica di ciò che è un bene nella disponibilità del privato. Se l'è comprato è suo o l'ha costruito è suo. Forse l'IMU può essere, come dire, un momento un po' di pungolo rispetto a questa situazione, perché se ci devono pagare sopra tasse e tassalate, magari forse sarebbe meglio abbassare un po' l'affitto che richiedono, piuttosto che non tenerli sfitti e doverci pagare pure le tasse oltre che le spese condominiali. Però non mi sembra di vedere un movimento su questa cosa qui. Tra l'altro, molti di questi alloggi sono anche di una classe energetica, adesso questa storia qui dell'A, difficilmente potranno trovare. Vedo, per esempio, dove abita mia mamma, che sono case costruite negli anni 60, man mano che gli inquilini vanno via o muoiono perché sono anziani così, restano tutti vuoti, perché andare a pagare un affitto alto per alloggi che sono grandi, perché negli anni 60 facevano soffitti alti, stanze grandi, e quindi hanno tanti millesimi, quindi hanno tante spese, e hanno una classe energetica bassa, nessuno compra, nessuno affitta, e restano lì vuote e le case si degradano, anche si deteriorano. È vero, questo è proprio un male cronico di una società che sulla speculazione immobiliare ha affondato la propria economia. Io non vedo in questo momento strumenti particolari per agire su questa cosa. Abbiamo pensato l'anno scorso di fare un bando, di partecipare a un bando di Fondazione Cariplo, in cui chiedevamo un fondo a Cariplo, un fondo di garanzia per poter far sì che si agevolasse l'incontro domanda-offerta e diciamo il proprietario di casa fosse più tranquillo ad affittare anche correndo il rischio di morosità, sapendo di avere un fondo di garanzia a cui eventualmente attingere in caso di morosità. Ma la Fondazione Cariplo non è stata disponibile a immobilizzare dei fondi perché dice che loro vogliono finanziare progetti in cui i loro fondi camminano, no? I loro fondi stanno fermi, ecco. E quindi non ci hanno dato questo sostegno. E io non l'unica cosa che spero è che questi 1.000 alloggi sfitti siano lì come il totem ad insegnarci che non bisogna più andare in quella direzione, ecco, almeno questo.
che siano lì, no, a testimoniare che il PGT, che lo sviluppo futuro della città non deve più dare luogo a questa malaria, ma che dobbiamo pensare cose diverse, dobbiamo pensare alloggi a basso a canone, non so, per esempio quelli che si chiamano patto di futura vendita per le giovani coppie, che sono affitti moderati che per un decennio, e alla fine del decennio diciamo, gli inquilini hanno il diritto di prelazione sull'acquisto. Allora, tenendo l'affitto basso per 10 anni, uno riesce ad accantonare ogni anno una piccola cifra per arrivare alla fine del decennio ad avere quel minimo di start-up per poter comprarsi l'affitto, oppure edilizia convenzionata o edilizia ancora un po' a canone sociale, a canone moderato. Quella è la direzione in cui dobbiamo andare. Se verranno ancora costruiti case a indirizzo speculativo, probabilmente faranno la fine di queste qui. A meno che spontaneamente i proprietari non decidano di metterle a disposizione di chi ha meno risorse per l'affitto, ma la vedo dura. Effettivamente sì. C'è un po' di ideologia dietro questa cosa, anche se segnalano un problema vero, reale. Infatti sì, io ponevo la domanda proprio per capire in che ambito ci muoviamo e per capire se ci fossero poi dei margini, ma abbiamo visto che sono Non so, al meglio ristrettissimi. non conosco altre esperienze di altre città, ma per esempio non mi consta che Milano, che ha altro che 1.000 alloggi sfitti, stia procedendo all'esproprio degli alloggi, anche perché dove si vanno a prendere i soldi per l'esproprio? Saprei proprio dove andarli a prendere. Invece, tornando un po' più a una tematica generale, io le volevo chiedere per i prossimi anni qual è il progetto che le sta più a cuore, quello su cui punterà più forte. Ma devo dire che il progetto del contratto di quartiere Matteotti mi sta molto a cuore, perché penso che un'amministrazione che sia capace di, come dire, di rinobilitare, di far ritornare un quartiere abbandonato tutto sommato per decenni e che ha avuto questa vocazione fortissima edilizia popolare, senza particolari cure a collegarlo con il resto della città, eccetera. Se riuscissimo a collegare da un punto di vista urbanistico di nuovo il Matteotti alla città e a riqualificare le sue aree verdi, le sue aree di socialità, c'è questo progetto all'interno del contratto di quartiere, dovrebbe essere costruito dal comune un palazzo della socialità dove ci siano anche dei mini alloggi per anziani, dove ci siano spazi per momenti sociali, dove vorremmo tessere anche lì relazioni tra le associazioni del quartiere, vorremmo lavorare con i ragazzi. Ecco, come dire, intervenire laddove un po' di più si sente il degrado e il peso, insomma, della difficoltà economica, perché quello è un quartiere in cui maggiori sono le famiglie che sono in difficoltà economiche, ci sono anche tante famiglie immigrate. Se lì riusciremo oltre a realizzare questo progetto di trasferimento, no, dalle farfalle nei nuovi edifici, di costruzione di nuovi alloggi, ma anche fare tutto un percorso di socialità, di accompagnamento, di innovazione, di portare anche i saronnesi al Matteotti. No? Cioè, fare anche dei punti d'attrazione per cui quella cosa lì devi andartela a fruire al Matteotti, non solo il Matteotti per gli abitanti del Matteotti. Questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché ha tante risorse quel quartiere e sarebbe bello riuscire a farle venire fuori, ecco. Tutto il resto è valorizzazione del patrimonio ricco che ho trovato. Io non mi faccio bella per le cose che non ho fatto. Ecco. Abbiamo trovato tanti servizi, saranno a una storia di servizi sociali. L'altra cosa, appunto, non far morire niente, tenere in vita tutto e rinnovare la qualità. E parlando sempre di futuro, arriviamo a quello che è un po' l'appuntamento fisso delle nostre chiacchierate,
che è quello in cui io chiedo ai nostri ospiti di dire qualcosa di positivo per il futuro prossimo, ma anche per quello a più lungo termine. E intanto vi chiedo se se la sente di dare qualche indicazione positiva ai cittadini saronnesi e se sì, appunto quali. Ma credo che un punto di forza della nostra amministrazione sia l'onestà, l'integrità morale, e dico che di questi tempi, con quello che si legge, con quello che si ascolta, forse dare ai cittadini la certezza che i loro amministratori, per come conosco tutti i miei colleghi e come posso garantire a occhi chiusi per ciascuno di loro, ecco, nessuno di noi porterà via un euro alla città, ecco. Cercheremo di spenderli tutti, quelli che avremo, pochi e tanti che saranno, nel migliore dei modi possibili. Ecco, questo mi sembra che sia forse una nota positiva rispetto a tante amministrazioni che hanno scheletri nell'armadio. Ecco, almeno noi non ce l'abbiamo. E l'altra cosa che io spero che il PGT, portando comunque risorsa, perché gli operatori che realizzeranno le loro opere dovranno comunque dare anche qualcosa in cambio alla città, quindi avremo opere pubbliche che potremo far realizzare a chi interverrà a valle del PGT quando avremo definito, no, ridefinito il progetto di città. Ecco, lì qualcosa secondo me si innoverà sicuramente nella città, cioè qualche cosina riusciremo forse a rendere un pochino più riconoscibile l'impronta che avremmo voluto dare alla città, e che purtroppo la carenza di fondi non ci consente finora di far vedere, e che si può ritrovare nel programma del sindaco Por, insomma. Una maggiore attenzione all'ambiente, alla sostenibilità ambientale, le aree verdi, una cura per gli anziani, per i disabili, cioè tutte cose che stanno nella nostra pancia e che speriamo che nei prossimi 3 anni, nel costruire i pezzi di città che gli operatori giustamente vorranno costruirsi sulle loro aree, riusciamo a contemperare le loro esigenze con qualche elemento innovativo. Ecco, questo è un auspicio che credo possa essere anche realistico. Con questo auspicio io non posso fare altro che ringraziare la dottoressa Baglioni per l'ospitalità, per la gentilezza e la cortesia nel rispondere alle nostre domande e vi rinnovo l'appuntamento per le prossime.